La seguente testimonianza è tratta dal libro di Padre Marcellino Iasenzanilo, intitolato Il Padre, San Pio da Pietrelcina, la missione di salvare le anime, da pagina 648 a pagina 649. Ecco cosa racconta Padre Marcellino Iasenzanilo. Eravamo durante la Seconda Guerra Mondiale, nel periodo dell'occupazione dell'Italia da parte degli alleati. Il professor D'Alfonso, che operava ad Atri, che si trova in Abruzzo, aveva fatto arrivare a Padre Pio la richiesta, o meglio la preghiera, di procurare dell'insulina, perché il suo ospedale ne era del tutto sprovvisto e c'erano tantissimi ammalati che ne avevano fortemente bisogno. Padre Pio si attivò immediatamente e dall'aeroporto di Amendola ricevette dagli americani uno zaino pieno del prezioso farmaco. Il problema però era quello di farlo arrivare a destinazione. Padre Pio chiamò Aldo Massa e gli disse: "Vuoi farti una camminata? Devi portare una cosa a Pescara." Il bravo giovane, senza sapere di che cosa si trattasse, rispose immediatamente di sì. Semplicemente aggiunse: "Padre, voi mi accompagnerete, vero?" Padre Pio con un sorriso lo rassicurò e lo mandò da padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, dicendo: "Vai dal padre guardiano che ti spiegherà tutto." Aldo, ricevuto il pesante fardello e le dovute istruzioni, si organizzò per la partenza. La prima difficoltà che gli si presentava era costituita da quanto avrebbe incontrato a San Severo. Qui, a 30 km circa da San Giovanni Rotondo, gli alleati avevano fissato il posto di blocco, l'off-limits che la popolazione civile non poteva superare. Ma una signora della Croce Rossa americana il mattino seguente fece accompagnare con una macchina militare il giovane, munito di regolare lasciapassare. Arrivato a San Severo, si rese conto che qui cominciava la camminata, come aveva detto Padre Pio. Bisognava fare oltre 150 km da percorrere rigorosamente a piedi o con qualche carretto o altro migliore mezzo di fortuna che si sarebbe presentato. Ma lì non si fece troppi problemi, era sicuro della protezione di Padre Pio. Oggi, ricordando quella vicenda, Aldo dice: "Quando la sera giunsi a Pescara mi sono reso conto di non sapere come c'ero arrivato. Non ricordavo un solo particolare di quel viaggio che io avevo fatto e che pure aveva dovuto presentare necessariamente delle difficoltà." Secondo le istruzioni ricevute, si indirizzò al prefetto, che lo ospitò con grande gentilezza e cortesia per la notte. Il giorno seguente fu accompagnato ad Atri, dove, abbracciato e benedetto, consegnò lo zaino. E l'indomani, alla stazione di Pescara, prese il treno per il ritorno, il primo convoglio che percorreva il tratto intero dall'Abruzzo fino a Foggia. Arrivato a San Giovanni Rotondo, Aldo si recò in convento a salutare Padre Pio, il quale chiese semplicemente: "Tutto bene?" Come se in realtà gli avesse fatto fare solo una camminata, e l'altro con naturalezza rispose: "Tutto bene, grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima."